Avessi massare una sala d'eremita oggi per quello che è stata definita la partenza di un progetto importante per tutto il territorio. Sì, siamo stati molto contenti di vedere una sala così piena, è a dimostrazione del fatto che è un tema caldo che fino a poco tempo fa, non veniva affrontato nel modo giusto, quello della promozione, della valorizzazione. E quindi noi con questo progetto, attraverso il GAL, il finanziamento che abbiamo ricevuto, stiamo cercando di recuperare tutto quello che c'è da tutti i punti di vista, quindi naturalistico, storico, archeologico, artistico, per portare una proposta, alla regione con delle basi solide e scientifiche per l'istituzione di una riserva naturale che valorizzi e protegga i gessi dei Monti Frentani. È stato definito il patrimonio insomma, del territorio, questo qui di cui si è parlato oggi, tanti interventi, magari in passato è stato usato a scopo edilizio, però oggi può avere una nuova destinazione. Assolutamente sì, questo è un po' il minimo comune denominatore dell'area del Medio Vastese, quindi dei 10 comuni che sono in questo territorio lungo la Vena del Gesso, e in questo territorio sono presenti tanti geositi, cioè questi vengono definiti luoghi interessanti dal punto di vista scientifico ma anche turistico, perché sono particolarmente rappresentativi, belli anche da vedere, e li stiamo cercando per valorizzarli e quindi cercare di portare un turismo legato anche a questo aspetto nei Monti Frentani. Quali possono essere le prospettive per questo progetto? E voi ovviamente puntate a realizzarlo. Spesso si lanciano tante belle idee, poi però ci si ferma. Questa riserva, che possibilità ha? Ma secondo me, secondo noi, secondo anche il GAL, ha buone possibilità perché c'è un progetto strutturato alla base, condiviso con le amministrazioni, sottoscritto dalle amministrazioni, e a cui è stato affidato già un budget che ci consente di avviare una ricerca seria e approfondita, multidisciplinare, da proporre. Quindi non si basa su delle riunioni, delle idee, ma su dei fatti concreti già messi in campo, e quindi che da qui a un paio di anni ci consentiranno effettivamente di fare una proposta alla regione.